ha portato sulle langhe il compagno Robotti di Savona. Siamo andati a Saliceto e da Saliceto siamo andati a finire a Monesiglio, a Bruneto poi, dove c'era la squadra partigiana. Allora la divisione non era ancora formata, si forma poi nel mese di agosto del 44. Eravamo il distaccamento biondo, biondo che è un eroe partigiano caduto a San Benedetto Velvo in uno scontro con i tedeschi. La mia vita partigiana, io ho vissuto 11 mesi in questo distaccamento dove eravamo più che fratelli, compagni, amici, che ci dividevamo tutte le intemperie che potevano venire. Allora si andava a fermare il treno a Saliceto, dove entravamo nei vagoni della ferrovia e guardavamo se c'era qualcheduno da prelevare. Poi ritornavamo a Bruneto, da Monesiglio a Bruneto. Questo è stato fino al mese di settembre del 44. Poi siamo andati a Agnella Velvo perché la divisione si è spostata. Siamo andati a Agnella Velvo, eravamo l'ultimo distaccamento. Che poi c'era San Benedetto, le Bussole e i tedeschi. Avevamo ogni giorno, quasi ogni giorno, lo scontro con i fascisti e i tedeschi, in San Marco, in Monte Rosa, Ettore Muti. Scontravamo, ci scontravamo sempre e ci sparavamo addosso, uno contro l'altro. Alla Bossola noi abbiamo fermato una jeep, che sopra questa jeep c'erano quattro tedeschi, tutti di SS. Allora, la legge partigiana diceva che gli SS dovevano essere passati immediatamente per le armi e l'abbiamo fatto. Ci ho tolto la pistola all'ufficiale tedesco, la P38, ce l'ho tolta e lui l'ha guardata, ha detto, mi guardi, eh. Tra un poco non mi guardi più, ci ho detto. Però la camionetta non l'abbiamo presa, perché nessuno di noi sapeva portarla. L'abbiamo lasciata per la strada. Poi i fascisti se la sono presa.